Gentile collega, ci sono raramente delle situazioni nelle quali è possibile eseguire una diagnosi già nel primo trimestre di gravidanza. Come in questo feto, alla 12ª settimana, lungo circa 50 mm, nel quale noi vediamo un arto destro che apparirà perfetto, regolare, mobile, con l'asse dei piedi ben evidente e normale, e l'arto controlaterale, il quale rimarrà fisso con la gamba flessa sulla coscia e con che non muoverà mai per tutta la durata dell'esame, che durerà circa un'ora, la posizione da come ce l'ha. Hai osservato per un istante il sacco vitellino, il celoma extraembrionario. Questo per dirti che questa anomala posizione non è legata a una rottura precoce dell'amnios, perché, come vedrai poi, il feto si muove anche se presenta numerose anomalie associate. Hai visto qui il movimento dell'arto inferiore destro, in cui la gamba si è flessa sulla coscia e la coscia si è flessa sul bacino, e hai visto anche che il piede era perfettamente regolare, mentre qua tu vedi l'altro arto che rimane fisso in quella posizione e c'è il sospetto di un piede torto. Quello che però noi osserveremo è la presenza di multiple anomalie. Queste multiple anomalie si possono vedere con fortuna perché si utilizza, in base al sospetto bidimensionale, altre tecniche di studio del feto, quale quella per via vaginale e soprattutto la sonda ad alta frequenza che tanto aiuto ci dà nel primo trimestre. E dopo aver visto che la posizione è sempre e costantemente la stessa, si passa a studiare il feto a carico degli arti superiori, che appariranno regolari con una normale motilità. Vedete sempre invece l'arto inferiore nella stessa medesima posizione, ma riuscite bene a vedere la presenza di entrambi le strutture mesomeliche, sia della tibia sia del perone. Per via transvaginale controllate di nuovo che ci sta un regolare asse del piede destro e un regolare piede destro, e andrete a vedere la medesima situazione a carico del piede di sinistra, dell'arto inferiore di sinistra, in cui la gamba è sempre flessa e immobile, flessa sulla coscia ed è immobile. Naturalmente, per via transvaginale si cerca di vedere anche altre cose. Avete visto la vescica, poi vedrete tra poco il cordone ombelicale che ha tre vasi, due arterie ombelicali e una vena, e tra poco voi vedrete un'altra anomalia associata. Ve ne avete già potuto vedere un piccolo flash attraverso la via transvaginale, ma per la via con la sonda ad alta frequenza osserverete meglio che cosa. Che ci sta un poco di prolasso della fossa cranica verso il basso. Osservate un regolare bisorbitario e aguzzate gli occhi, perché tra poco vedrete anche un difetto della faccia. Si vede il torace perché? Perché voi vedrete che c'è una scoliosi, per escludere una malattia di Arco-Levin, che non c'è in quanto le coste sono regolari nella loro morfologia. Qui state vedendo gli arti superiori, che poi vedrete tra poco si muoveranno, mentre facendo estrema attenzione inizieremo a vedere che ci sta un'anomala curvatura della colonna vertebrale. Questa anomala curvatura, ecco qui voi vedete il prolasso delle strutture della fossa cranica posteriore verso il basso, e qui vedete l'anomala curvatura della colonna vertebrale, che osservate qui a livello del passaggio dal tratto dorsale al tratto lombare. Questa anomala curvatura è difficile da vedere in quest'epoca, ma in questo caso, essendo grossolana, è stata possibile ed evidenziare, e viene segnalata, tenendo presente che abbiamo quindi questa associazione della
altro riposi a carico dell'arto inferiore, di uno dei due arti inferiori, mentre avete visto l'arto superiore, vedete che il torace è regolare, tra poco vedrete anche dei regolari movimenti degli arti superiori. Con In questa immagine di nuovo rivedete di nuovo l'alterazione della colonna, vedete una regolare vescica e continuate a vedere quella nuova, la posizione della testa. Dell'arte inferiore. Osservando la testa, qui vedete di nuovo la curvatura, osserveremo che ci sta una lieve dilatazione. In queste immagini invece vi faccio vedere il profilo, che è perfettamente regolare, non c'è un profilo piatto e c'è un normale naso. Quindi ci stiamo avvicinando verso la fine. È chiaro che va fatta anche la misura della traslucenza nucale, voi qui ne vedrete un'immagine, poi ne vedrete un'altra, ma in realtà il collo era estremamente sottile. Andrete ad osservare anche gli altri indicatori, quali per esempio il dotto venoso d'Aranzio, che risulta perfettamente regolare, ma ritorneremo ad osservare di nuovo il feto per tirarne le conclusioni. Le conclusioni quali sono? Che c'è una scoliosi, che ci sta una rigidità articolare che riguarda l'arto inferiore di sinistra, che ci sta una normale motilità degli altri arti, che ci sta il sospetto di un'idrocefalia iniziale, perché voi vedete un emiencefalo più transonico rispetto al solito, ma siamo in un'epoca molto bassa. Vedrete dei normali movimenti degli arti superiori, li state vedendo, e adesso aguzzando l'attenzione vedrete che c'è anche una schisi laterale del labbro. Guardate con molta attenzione, adesso qui vi farò vedere, ed ecco qui il bimbo aperto e chiusa la bocca, e vi vedete quel cuneo, quel triangolino che ci dice che c'è anche una schisi del labbro. Allora, tutte queste cose le dobbiamo segnalare. Qui vedete anche la lieve idrocefalia monolaterale che ci sta, le dovete segnalare tutte quante, dovete indicare al genetista, che naturalmente per la bassa epoca gestazionale molte cose possono non essere state osservate. Dovete mettere in evidenza che c'è quest'artrogriposi, questa scoliosi, questa schisi laterale del labbro, e poi vedrete che probabilmente c'è anche un canale, perché vedrete delle immagini cardiache che sono suggestive di un canale atrioventricolare, ma per l'epoca gestazionale troppo bassa non è possibile. Andiamo a studiare le mani e vedete che si riescono a vedere tutte e cinque le dita e le strutture mesomeliche ulna e radio normali. Abbiamo visto prima i movimenti, stanno per scattare le ultime immagini, vedete questo sospetto di cardiopatia con questa immagine a scodella del tricuspide e della mitralica. Mandate tutte queste osservazioni, chiedete un cariotipo molecolare, una consulenza genetica, e grazie. Grazie dell'attenzione, mentre rivedete fissa la posizione dell'arto inferiore di sinistra.